E ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Oggi è un giorno speciale, perché Mystery non è più un mistero. Cosa vuol dire? Beh, per chi è nuovo sul canale, vi voglio spiegare chi è questo pesce, perché è così tanto speciale per me e perché questo pesce era un mistero. La sua storia inizia la mattina del 21 luglio 2022, quindi già più di un anno fa. Ero tornato da una settimana fuori casa e mi ritrovo un piccolo pesce grigio, ma proprio piccolo, nel mio laghetto. Non sapevo chi fossero i genitori. Allora, visto questo piccolo pesce che non era già più un avannotto, era un pesce letteralmente di un centimetro e qualcosa, però era già un piccolo pesciolino. Mi metto quindi in cerca di altri esemplari, aspettandomi di aver avuto una deposizione di cui non me ne sono minimamente accorto e che quindi ero sicuro di trovare anche qualche altro pesciolino sopravvissuto a questo accoppiamento inatteso, ma niente, non ho trovato nessun altro esemplare se non questo. La prima cosa che ho fatto è pescare questo pesciolino. L'ho messo all'interno di un vasetto trasparente, così da vedere un po' anche il lato di questo esemplare, perché avendolo in un laghetto lo vedevo solo dall'alto. Per me era interessante vedere che forma avesse, di conseguenza l'ho messo in questo piccolo vasetto trasparente. E sono rimasto scioccato. Perché? E prima cosa, pubblico sulle storie di Instagram questo fatto. Ragazzi, non ci posso credere, stamattina vado nel mio bonsai pond e trovo questo. Ormai è già un po' cresciuto un piccolo pesce rosso. Il problema è... Esattamente. Il problema è... Qual è il problema? Tutti saremmo contenti di avere un piccolo pesce rosso inaspettato nel nostro laghetto. Ma la grande domanda era... Chi erano i genitori? Può sembrare una domanda stupida. Qualcuno mi direbbe, cioè nel laghetto di pesci rossi si sono incrociati e finita lì. Che in realtà è quello che ho pensato io, perché in questo laghetto avevo... un pesce rosso cometa comune, quindi omeomorfo, con altri quattro pesci eteromorfi che sono i miei oranda. Io ho solo un pesce rosso comune, gli altri sono tutti oranda. Non mi spiego come possa essere nato, non mi spiego come possa essere arrivato in questo mini pond. Non penso sia un incrocio, perché... Perché dico da subito che non penso sia un incrocio? Beh, la risposta è molto semplice. Per chi segue il canale da un po' di tempo sa distinguere a colpo d'occhio un pesce rosso omeomorfo da un pesce rosso eteromorfo. Di conseguenza abbiamo due pesci, sempre pesci rossi, ma con forme completamente distinte. Abbiamo il pesce rosso eteromorfo che è caratterizzato da forme molto più tozze, con la doppia coda, una doppia coda a velo quasi sempre. In più... il pesce rosso omeomorfo al contrario è idrodinamico, senza la doppia coda, stretto e allungato come questo pesce qua. Il problema quindi sta che io mi ritrovo questo pesce che non penso sia un incrocio, perché non c'è nessuna caratteristica dell'oranda. Questo ha tutte le caratteristiche di un pesce rosso comune. Potete tranquillamente notare che il corpo è stretto e allungato, non ha una doppia coda, sembra perfettamente un pesce nato da un accoppiamento puro, quindi tra pesce rosso comune e pesce rosso comune. Il problema è che io non avevo due pesci rossi comuni in questo laghetto, doveva per forza essere un incrocio, ma non mi spiegavo il fatto che fosse un pesce incrociato tra un'oranda e un pesce rosso comune. Potete tranquillamente vedere, questo è un'oranda. Avete visto che corpo ha, che pinne ha, che forma ha? Questo pesce che avete appena visto è un'oranda. Quello che invece avete visto prima, che è il pesce misterioso, non ha neanche mezza caratteristica di questo tipo di pesce. Non è possibile che l'oranda si fosse incrociato col pesce rosso comune e avesse dato vita a un pesce senza neanche una minima caratteristica di uno dei due genitori. Ci sta che può somigliare più a uno dei due, ma ci devono essere caratteristiche di entrambi i riproduttori, per forza. Non a caso, questo pesce ho deciso di chiamarlo Mystery,
perché per più di un anno è sempre stato un mistero. Voi non potete immaginare quante ipotesi mi sono fatto su questo pesce, però c'è qualcosa che mi ha fatto cambiare idea. Proprio perché quest'anno questo pesce ha iniziato a cambiare colorazione. Come potete vedere in questo video, in precedenza era completamente grigio. Poteva essere tranquillamente un pesce rosso comune, puro e basta. Anche se non mi spiegavo il fatto che potesse essere un pesce rosso comune, perché ne avevo solo uno in precedenza di pesce rosso comune e non poteva esserci un accoppiamento puro sangue. Vabbè, comunque, non aveva niente di strano, era un pesce rosso. Poi ho iniziato a capire che qualcosa non quadrava quando il pesce ha iniziato a cambiare colorazione, quindi la sua livrea è cambiata e soprattutto aveva raggiunto la maturità sessuale. Era 100% un maschio, sia per il fatto che inseguiva gli oranda, sia per il fatto che aveva dei notevoli tubercoli nuziali, sia su base delle pinne pettorali che sui tubercoli. Però quello che mi ha fatto cambiare più di tutta idea era il fatto che molte volte mi svegliavo al mattino quest'estate, andavo a dare da mangiare i pesci e vedevo Mystery che a tutti i costi cercava di accoppiarsi con gli oranda. Passava intere giornate a inseguire femmine, molto probabilmente con delle uova in pancia perché erano anche piuttosto gonfie, ma vi posso assicurare che in questa stagione non ho avuto non solo uova, ma di conseguenza non ho avuto neanche un avannotto. Di conseguenza cosa è successo? Uno, ho capito che molto probabilmente non poteva avere piccoli. Di conseguenza era un incrocio per forza. Era un ibrido. E come la grandissima parte degli animali ibridati, sono sterili. Basta pensare al mulo, al bardotto, oppure a questo tipo di pesce. Di conseguenza non era assolutamente un esemplare puro. Ma questo l'avevo capito sin da subito. Però prima ho accennato la colorazione. La colorazione mi ha fatto venire fuori altre domande, perché era una colorazione anomala. Questo giallo sul ventre io non ce l'ho mai avuto nei miei pesci rossi. Voi dite, ma è un gene recessivo, che ci può stare. Però continuavo a guardare questo pesce sempre di più e la colorazione non mi convinceva, non era tipica di un pesce rosso. Quando ho iniziato a cambiare colorazione ho detto, va bene, nel giro di un mese diventerà completamente giallo. Ma non è mai successo. Il pesce, dopo un paio di settimane, si è stabilizzato così, sicuramente cambierà colorazione, però il prossimo anno. Per ora è rimasto con questo giallo sul ventre e questa linea dorsale completamente scura, grigio-nera. Un'altra cosa molto interessante era che molte volte alcune scaglie erano colorate di nero, alcune invece erano gialle. Una caratteristica che non è proprio comune nei pesci rossi, ma nelle carpe koi. Altra caratteristica che mi ha fatto pensare alle carpe era proprio le dimensioni, perché questo pesce, anche a meno di un anno, aveva raggiunto le dimensioni in meno di un anno degli oranda che avevano già 2 anni di vita, pur mantenendo lo stesso sistema di allevamento, quindi gli stessi litraggi, lo stesso tipo di acqua e la stessa alimentazione. Guardate bene la forma, non ha caratteristiche di oranda, e questo l'ho già detto. Però, per chi conosce le carpe, sinceramente, ci assomiglia. Questa forma un po' del ventre arrotondata, queste pinne, queste proporzioni, questo movimento è molto tipico delle carpe koi. Non ero ancora sicuro per il fatto che questo pesce non avesse barbigli, non ha baffi, la faccia è quella del pesce rosso. Però ho detto, come può essere arrivato del sangue di carpa koi in questo pesce? Parlandone con mia mamma di recente, mi fa, ma tu non avevi per caso il pesce rosso comune insieme alle carpe? Perché dovete sapere che io 2 anni fa avevo, purtroppo è brutto da dire, non era proprio un laghetto, ma avevo un vascone dove tenevo 2 carpe koi. Io all'inizio ho detto no, assolutamente, i pesci rossi non sono mai stati con le carpe koi che avevo 2 anni fa. Però poi ci ho pensato un attimo, ho detto caspita, in effetti sì, perché avevo queste 2 carpe, ahimè una è morta, e per fargli compagnia, visto che non volevo più altre carpe perché non potevo dargli una vita corretta, con un laghetto di migliaia di litri, ho detto invece che comprare un'altra carpa per fargli compagnia, mi compro un pesce rosso già di dimensioni decenti, quindi un pesce rosso già un po' grandino, a pochi euro nel negozio per fargli compagnia. Poi, di conseguenza, anche la seconda carpa è morta,
e questo pesce rosso, piuttosto che lasciarlo da solo nel vascone, l'ho preso e l'ho messo con gli Oranda. Per quel motivo pensavo che Mystery fosse nato dall'incrocio di pesce rosso comune più Oranda. Quindi, cosa è successo? Questo pesce ha tenuto per diversi mesi queste uova, perché c'è stato per forza un accoppiamento tra il pesce rosso e la carpa koi. Ma perché dico per forza? Perché la mia carpa koi era una Yamabuki Ogon. Era gialla, stessa tonalità della pancia di Mystery. Solo che è brutto da dire, ma a meno che non scoppino di uova, le femmine non possono deporre le uova da sole. Ci vuole un maschio che le schiacci contro magari qualche pianta, parete della vasca. Comunque, ci vuole un maschio per far fuoriuscire le uova. Quindi in estate ha fatto la vita con gli Oranda e molto probabilmente uno dei miei Oranda era maschio. Ha schiacciato la pancia di questa pesce rosso, questa femmina di pesce rosso, che era un pesce rosso cometa, tra l'altro. Avevo quindi tutte le risposte alle mie domande. Spiegato il perché di questa forma che non c'entra niente con l'Oranda, spiegato il perché di questo colore giallo canarino sul ventre, spiegato il perché sia cresciuto più rapidamente, quindi fosse più grande rispetto agli Oranda, pur avendo più di un anno di differenza di età. Spiegato anche il fatto del perché non ho avuto avannotti pur avendo assistito a più accoppiamenti di Mystery con i miei Oranda, proprio perché questo pesce è sterile ed è un ibrido. Ho iniziato quindi a informarmi online, ho detto vediamo un po' che faccia hanno gli incroci pesci rossi carpe koi, perché sì, avevo le risposte alle mie domande, ma non ero ancora sicuro al 100%. Quindi vado online e scrivo incrocio pesce rosso carpe koi. C'è scritto che è un incrocio possibile, è molto raro, però possibile. Mi sono imbattuto però in delle fotografie che mi hanno fatto dire wow. No, ragazzi, queste non sono mie fotografie. Sono foto di altri pesci, di altri allevatori. Ma perché sono così simili a Mystery? Perché non è un semplice incrocio pesce rosso generale carpa koi. Questo è un incrocio tra un pesce rosso cometa e una carpa koi. Io, come vi ho spiegato prima, avevo inserito nella mia vasca un pesce rosso cometa che molto probabilmente si era accoppiato con la mia Yamabuki Ogon un anno prima. Questo ha dato vita a un pesce che si chiama Koi Met. Non è un nome inventato da me, si chiama così. Cercate online Koi Met Fish. Incrocio pesce rosso cometa carpa koi. Di conseguenza, Mystery non è più un mistero. Cosa ne pensate? Anche voi siete della stessa idea o pensate ci sia qualcos'altro da scoprire su questo pesce? Beh, io sono più che sicuro. Ho avuto la risposta a tutte le mie domande facendomi questa ipotesi, che è sicura al 99,9%. Anche perché, per quanto riguarda la storia dei barbigli, ho letto che il 98-99% dei Koi Met non presentano il gene del barbiglio, tipico della carpa koi. Per chi non conosce le carpe, andatevi a vedere un po' di foto di carpe viste dal lato e guardate che il corpo è molto simile. Quindi ragazzi, prepariamoci a una crescita di questo pesce, prepariamoci a altre novità e prepariamoci a vedere questo pesce cambiare sempre di più. Vi invito, se siete interessati al mondo dei pesci e degli acquari e volete saperne sempre di più, a iscrivervi non solo al canale YouTube, ma anche a seguire il profilo Instagram di Filos Aquarium, dove posto regolarmente foto e video di Mystery. C'è una cartella di foto in evidenza chiamata proprio Mystery, dove si vede dal primo all'ultimo video registrato di questo pesce. E potete vedere tranquillamente, step by step, gli step di crescita, di come è cambiato nel giro di un anno e mezzo. Un anno, perché siamo a settembre e lui è nato a luglio 2022. Spero di avervi incuriosito con questo mistero. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio tantissimo se siete arrivati alla fine di questo video. E niente, direi di terminare qua. Con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video di Filos Aquarium. Ciao!